Mandarli tutti a casa e bisogna ringiovanire e rinnovare con i nuovi giovani politici. Ma è solo una questione anagrafica? Non ci sono altri problemi secondo lei? No, no, è solo una questione anagrafica perché ormai sono come le piovre. Che è tutta, sembra tutta una baronda, perché ogni volta che se ne parla di qualche struttura che fanno qualcosa di grosso, c'è sempre sotto un qualcosa di corruzione. I lavori aumentano in modo esponenziale, però se ne vede sempre dopo quando non ci stanno più i soldi. Cosa che se io fossi lì sarebbe comodo per tutti farlo, pure che dopo te fai milioni di euro con 6 mesi di carcere. Qual è il problema secondo te? Le regole troppo complicate oppure le pene che sono troppo basse? Le pene troppo basse e la ricollocazione di tutti quanti nei posti che stanno sempre al stesso posto, a quanto vedo. I casi Mose ed Expo hanno rivelato un intreccio sempre più stretto tra affari e politica, un livello di corruzione altissimo ad oliare gli ingranaggi che stanno dietro i grandi appalti per le opere pubbliche. Insomma, affari di pochi con i soldi di tutti. E così torna ad aleggiare lo spettro di Tangentopoli, mentre tutto intorno alza il coro di chi chiede norme più restrittive e pene più severe. Ma è davvero una questione di regole o, come dice il Premier Matteo Renzi, di ladri? Continuiamo a chiederlo in giro. Vivo negli Stati Uniti, quindi non sono molto addentro a queste cose. Beh, ma vista dagli Stati Uniti, cosa le sembra di questi casi ricorrenti di intreccio malato tra affari e politica? Guardi, io quando ho preso la cittadinanza americana ho giurato, perché ci ho creduto con grande dolore, cioè entrambi i passaporti. Comunque penso che è una tristezza, no? È un mondo dove io non mi riconosco, e mi dà pena venire in Italia, faccio fatica a seguire tutto, dalle piccole cose alle grandi, tutto è molto complicato, bizantino, intrecciato, malaffare, viva la faccia del lobby. Secondo lei come mai in Italia c'è tutta questa corruzione? Norme troppo complicate o è proprio l'italiano, la sua indole che tende ad aggirarle? Purtroppo, dico, viene sempre più da pensare che sia proprio l'indole degli italiani, però questo non deve essere una giustificazione per le generazioni future soprattutto. Secondo lei come si può risolvere il problema? Pene più severe, norme più semplici? Sicuramente pene più severe. Sì, certo, anche norme più semplici, perché no, aiuterebbero sicuramente. Perché oggi c'è più corruzione? Ma perché la società è cambiata, la società ha perso i valori tradizionali, nel senso i valori morali che erano alla base della nostra Costituzione. Ma è solo un problema della caratura politica e morale del nostro ceto politico o è anche un problema di regole troppo ingarbugliate? No, secondo me è tutte e due. Da una parte ci sono i politici che sono corrotti, però è un gatto che si morde la coda, perché noi gli permettiamo di essere corrotti perché siamo corrotti pure noi. Arrabbiato nero, veramente, anche se non è che la vivo in maniera indifferente, però... Ma si è fatto un'idea sul perché oggi questi casi sembrano più frequenti? No, no, perché lo seguo per fortuna da poco, cioè perché io lavoro 12 ore al giorno e sono arrabbiato, ma cioè tutto là. E quando giustamente vede certe cifre date di straforo... Sì, quello che dà fastidio, perché la pagnottina o la famosa pagnottella va benissimo, però quando le botte così grosse fanno pensare... Che poi a noi ci fanno, diciamo, un mazzo, fra virgolette, se non battiamo una boccettina di acqua da 50 centesimi, non so, una rosetta da 30. Poi vediamo queste botte così grosse e ci si resta male. Ne vogliamo parlare di questi politici? Ma non so che dite, guarda, so solo che mi fanno proprio schifo, tutti. Io neanche a votare sono andata, per la prima volta. Ormai una sfiducia totale. Sì, è vero, forse ho sbagliato, però non sapevo più che votare. Io la prima volta ho votato Grillo, sono sincera. De protesta, come prepara a voi, però manco lui vedo che... E magari qualche volto un po' più fresco, più giovane, basta questo o è un fatto di regole? Non so se basta, non credo, sono troppo, per me sono tutti uguali una volta che stanno lì, pure i giovani. La tentazione. Ma forse lo farei pure io, sicuramente, perché forse trovi in un circuito che quando stai lì
però basta, ho detto neanche a votare sono andata, per la prima volta, sono andata sempre a votare primarie, non primarie, basta. Tutti uguali, destra, sinistra, centro, non c'è differenza, basta che si fanno il portafoglio, basta che si fanno interessi loro. Io sono andato a votare l'ultima volta, adesso non ce vado più, perché sono proprio deluso, soprattutto per i miei figli che non hanno un futuro.